che state vedendo è un volantino che riguarda il lavoro percorsi informativi per aziende lavoratrici lavoratori e si trova sulla scrivania eh, dell'assessore del neoassessore al lavoro della provincia di Gorizia Bianca della Pietra. Buongiorno assessore. Buongiorno. Per quel che riguarda eh, questa eh, diciamo avventura politica eh, da, da gestire in questo caso è la prima volta intanto che fa eh, l'assessore. Sì, è la prima volta che faccio l'assessore e che sono impegnata in, in politica in maniera così importante. Assessore da un mese e mezzo neanche, con deleghe molto pesanti, quali? Adesso ve le leggo perché così non me ne dimentico nessuna. Eh, infatti eh, io ricopro una carica che prima era eh, ricoperta da tre persone. Si tratta delle politiche del lavoro, della cooperazione sociale, l'attività formativa ed informativa di av avviamento all'occupazione, l'istruzione e l'organizzazione scolastica, la promozione e lo sviluppo dell'università, le politiche socioassistenziali, le associazioni di volontariato, le politiche abitative e le pari opportunità. Mi pare che di lavoro ce n'è, vero? Sì, di lavoro ce n'è molto, è un lavoro peraltro interessante. E, rispetto a, a queste che possono essere eh, come dire, letti da soli, possono essere dei titoli, il mio sforzo in questo momento è di cercare quelli che sono le aree comuni eh, sicuramente ce ne sono perché pensiamo che il lavoro, il welfare e l'istruzione intanto siano i cardini della società e eh, il mio compito in questo momento è quello di cercare di ehm, eh, individuare dei segmenti, delle aree che possono essere più eh, trasversali in modo anche da eh, cercare di ottimizzare l'intervento e al tempo stesso di, valora, di valorizzare tutte quelle che sono invece le specificità e le tipicità di ogni singola eh, area. Uno dei cardini delle sue deleghe è il lavoro. Qualche tempo fa si è svolto un seminario eh, in particolar modo che riguardava il volantino che abbiamo visto all'inizio di questa intervista. Intanto eh, parliamo di lavoro e parliamo anche di questo seminario. Parliamo anche di imprenditoria femminile. Lei cosa mi dice? Eh, L'imprenditoria femminile è ehm, un'imprenditoria che eh, sta... Eh, tenendo abbastanza nel mercato del lavoro, infatti eh, proprio, iè, pr proprio al seminario è stato, è stato detto che nell'ultimo anno su 200.000 imprese che sono state aperte, 180.000 sono state chiuse dopo un anno, eh, però eh, tra quelle che sono rimaste aperte il 64% sono imprese femminili, quindi vuol dire che eh, la capacità femminile di eh, reggere nel tempo e di impegnarsi viene premiata. Eh, con il progetto Imprenderò che è stato presentato in provincia di Gorizia ehm, è stato eh, colto uno degli aspetti del progetto Imprenderò che è proprio quello dell'imprenditoria femminile. Quindi eh, che cosa vuol dire essere imprenditrice? Eh, quali sono i requisiti e eh, quali sono le opportunità che vengono offerte da questo progetto che gode, è un progetto regionale che gode dei finanziamenti del Fondo Sociale Europeo. Eh, la cosa interessante è non solo eh, presentare delle modalità, degli strumenti di progettazione e anche degli strumenti di eh, sostegno all'impresa che durano un certo tempo da quando l'impresa è avviata, ma è importante anche avere degli gli esempi di imprese che vengono attivate e che funzionano ed in questo senso si colloca il bando che è stato presentato eh, recentemente dalla Camera di Commercio che si chiama magicamente imprenditrice all'interno del quale sta un ulteriore eh, finanziamento della provincia di Gorizia per una parte di progetto che si chiama campione in opportunità quindi diciamo che l'imprenditoria femminile viene eh, stimolata e si cerca anche di sostenerla. In questo caso parliamo di lavoro femminile dove non ci, eh, non ci sono anche lavori come dipendenti o cose del genere, è uno stimolo a mettersi in proprio insomma? Sì, è uno stimolo a mettersi in proprio, eh, è uno stimolo a eh, ragionare e a riflettere direi a 360 gradi, perché eh, mettersi in proprio vuol dire eh, realizzare dei sogni molte volte, eh, vuol dire anche far fronte a delle necessità, pensiamo a tutti i lavoratori che eh, si trovano in mobilità e che eh, probabilmente eh, pensano di poter mettersi in proprio ma magari non sanno come fare e da questo punto di vista il bando, eh, il, la proposta Imprenderò aiuta anche loro. Eh, mettersi in proprio vuol dire trovare il coraggio di eh, affermare qualche cosa cosa, magari un sogno nel cassetto, oppure eh, trovare il coraggio di eh, continuare a pensare che un futuro sia possibile. Credo che nel settore del lavoro la dimensione del futuro sia estremamente importante, eh, futuro che riguarda i giovani che molto spesso si sentono demotivati perché i dati eh, del lavoro eh, non sono incoraggianti o non sempre sono incoraggianti e oppure penso alle persone eh, adulte che sono quelle che risentono eh, in qualche modo maggiormente della crisi del lavoro e che si ritrovano con impegni di famiglia, di casa eccetera e che non sono in grado di eh, poter eh, proseguire con la loro attività nel loro posto di lavoro. Quindi questo è un'indicazione diciamo, un per poter avere un nuovo lavoro, ma la provincia gestisce anche i centri per l'impiego. Certo, la provincia gestisce in prima persona i centri dell'impiego che sono stati eh, trasferiti eh, dalla regione qualche anno fa. Eh, I centri per l'impiego sono molto attivi, eh, sono ehm, eh, costituiti da personale che ho conosciuto e che è un personale estremamente competente ed estremamente eh, motivato e direi proprio appassionato al lavoro che fa. Questa è la cosa che più mi ha colpito perché eh, oltre alla competenza che è naturalmente è fondamentale per poter sostenere i lavoratori nei loro percorsi, eh, la, la, la carica umana che le persone mettono e la passione per il loro lavoro, secondo me, eh, costituiscono davvero un sostegno per, per tutti. Terminiamo questa intervista, il tempo è volato. Eh, se qualcuno dovesse vedere, eh, sicuramente succederà questa intervista e magari gli manca il lavoro, lei cosa dovrebbe dire? Cosa vorrebbe dire? Eh, io direi che la provincia eh, con le persone è vicina alle persone ed è organizzata per supportare le persone. Non solo, ma anche la nostra regione, dal punto di vista delle politiche del lavoro, sta mettendo in campo tutti gli strumenti che sono possibili per sostenere il lavoro e i lavoratori nella nostra regione. Quindi, venire negli uffici della provincia, negli uffici dei centri per l'impiego? Certo, la provincia ha questi centri per l'impiego, tra l'altro i centri per l'impiego permanenti sono quelli di Monfalcone e di Gorizia, ma nel periodo estivo è presente viene attivato anche il centro per l'impiego di grado. Questa è una cosa importante e poi ci sono gli uffici della provincia che tra l'altro colgo l'occasione per dire in questo momento il Palazzo della Provincia sta subendo dei traslochi perché verrà ristrutturato. Mentre invece gli uffici del lavoro rimangono allo stesso posto e quindi le persone possono, che hanno già avviato un rapporto e le persone che invece non hanno avviato sanno che possono trovarlo in corso Italia 55 al secondo piano.